Io nella mia vita mi sono sempre schierato, io l'ho sempre fatto. Io, tempo fa, mi sono iscritto, ho votato, ho raccolto firme, ho preso dei vaffanculo, mi sono candidato per il Movimento 5 Stelle. Fermi, 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 fermi. Lo so da solo, fermi. Vi chiedo la pietà, cazzo, non è. Lo so, è brutto per un comico, dovrebbe essere. Adesso spiego. Lo so, cazzo, dillo a me che c'è. Lo so. No, sì? Abbiamo portato la Lega al governo, lo so, lo so, lo so. Sì, non siamo stati i primi, lo so, però non ci sono aspettati. Anche noi che eravamo dentro, quando è successa sta cosa, di sera, tardi, io dormivo, mi sveglio la mia compagna e faccio una notizia, la morta mamma, no, peggio. Cazzo, è successo, cosa c'è, amore? Io, c'è il governo con la Lega. Accendo il telegiornale già battezzato, governo giallo-verde. Che però, quando te lo dicevano così, i primi giorni, no? Governo giallo-verde. Io mi aspettavo sta roba un po' brasiliana, capito? No? Governo giallo-verde, mi aspettavo, non so, una roba, io, molto carioca, con i trans. Poi mi hanno detto, no, Berlusconi non c'è. Ho detto, no, ok, no, non se ne parla. Questo governo giallo-verde. E ti dico la verità, la prima settimana, dopo aver ingoiato la merda proprio nelle 24 ore successive, la prima settimana, io ero sorpreso. Perché li vedevo, no? Questi nuovi ministri, leghisti, li vedevo con ciacca e cravatta, i sereni, andavano, non sparavano stronzate, niente slogan, misurati, faremo quello che c'è da fare. Abbiamo dei punti, un programma. Dice, ma guarda, il diavolo non è così brutto come si dipinge alle volte, no? Sono andato a vedere chi era Alberto da Giussano, non era neanche uno stronzo Alberto da Giussano, veniva a vedere, l'hanno usato come sì, però c'aveva il suo, c'era un uomo giusto. Ma dai, ma guarda, ma porca puttana, dai, ma stai a vedere una settimana. Mi hanno sdracciato la cravatta. E sono venuto su, le stronzate che si vede che la cravatta gli teneva e sono iniziato una marea di puttanate, una dietro l'altra, barconi fermi in mare, robe assurde. Io dicevo, no, ho scritto a Luigi, perché ecco, una cosa bella che mi va di dire, era bella, del movimento era che io, Daniele Racco, che non ero un cazzo di nessuno, potevo scrivere a Luigi e lui mi rispondeva. I WhatsApp a Luigi, ora non mi risponde più. Avrà cambiato lui, non so. E io gli ho scritto solo così quando ha fatto il governo con la Lega. Gli ho scritto Luigi con tante. E lui ha capito. E mi ha detto: no, ma stai tranquillo. Luigi! Ma no, ma guarda che non è come sembra. Lavorano, Luigi! Chiedigli dei 49 milioni. Ma no, guarda che sono meno. Luigi! Cazzo, una roba, te lo giuro, il cuore dilaniato. Io non potevo, non capivo. Poi, fortunatamente, ha cominciato a litigare. No, no. Io godevo. Dicevo, dai, cade sto governo. Dai, non voglio neanche più vederlo. Dai, via cade, non importa. Arriviamo all'1%, ma viva Dio. Teniamo la nostra identità. Non possiamo, non possiamo stare con questi qua. Non possiamo, non possiamo. Poi arriva l'estate, papete, crisi di governo. Poi, ho detto, ma cazzo, ma guarda te. In Bermuda, crisi di governo, bello, no? Ci prendevano per il culo anche le dittature in quella settimana, e dicevano, molto bella la vostra democrazia, complimentoni tanti. Allora, voi sapete, no? Noi siamo un popolo con una memoria molto breve, ma mi piace andare indietro. Allora, sapete com'è andata? Sapete, lui forte, dei sondaggi che lo davano al 1000%, dice adesso faccio cadere il governo, poi il governo lo faccio io da solo. Si è dimenticato di questo dettagliuzzo, non un dettagliuzzo, una cazzata, una roba che è scritta sulla Costituzione, ma stronzate, che il Presidente della Repubblica, che non è l'iperfigura, come diceva lui, ma il Presidente della Repubblica è un po' mascotte, capito? Ma è un ragazzo immagine, no, non è, no, non è quello che fa le liste privé, no, cioè il Presidente della Repubblica ha questa funzione, cioè nel senso, prima di far cadere un governo, cioè lui deve verificare se c'è un'altra maggioranza possibile nell'arco parlamentare. Siamo tutti d'accordo su questo, ok? Arco parlamentare che eleggiamo noi, quelli che dicono no, il governo non è eletto, è una stronzata. Ok, ma non mi voglio infervorare. Allora, questi sono l'ABC, cioè, ok. E lui, forte del consenso, ma figurati se c'è, c'era, è rimasto malissimo. No, è rimasto male, perché a quel punto voleva tornare indietro, cioè, ma io stavo scherzando. Adesso uno non può dire una cosa da un rave che la pigliano subito secca. Dai, oh, Giuseppe, era uno scherzo, invece no, Giuseppe non l'ha presa bene. Quindi fanno il governo col PD. Ma dico io, dico, oh, ma tutto sommato,
giallo-rosso. Ma meglio, dai, forza lupi. Ma no, io... Governo colpiti egoisticamente felicissimo perché mi si è riaperto tutto un giro di circoli arci e feste dell'unità che avevo perso. Quindi, no, cioè, tipo il lavoro alla grande, ho detto ma vaffanculo, ma chi se ne frega, viva il PD. Il problema è che io avevo degli amici, dei compagni di partito che erano in crisi di identità totale, perché avevano basato la loro appartenenza al movimento, il loro credo, i nostri punti, le nostre 5 stelle con questa frase: e allora il PD. Stava un po' bene su tutto, no? Era, hai capito? Cioè, qualunque discussione, cazzo, poi uscivo, e allora il PD, me l'hanno detto talmente tante volte che io me la sognavo la notte, no? Io mi sognavo di morire, arrivare in paradiso, perché io alle volte leggevo delle cose, mi veniva da commentare con una bestemmia, succede anche a voi, di leggere dei post, è l'unica cosa che vi viene in mente, ma porca della tua, no, e non puoi, no? Lo scrivi però cancelli perché è brutto, mi veniva da commentare con le bestemmie, ho fatto un sogno, no? In cui morivo, arrivavo in paradiso e mi dicevano: oracolo, lei non può stare qui. Dicevo, ma io ho fatto il comico, ho fatto ridere la gente, mi sembra una cosa, sì, però ha rubato, vabbè, ragazzi, c'è chi di noi, no, ha rubato, qui ci sono dei furti, non si può. È un giocatore d'azzardo, non mi sembra una cosa grave, cioè comunque no, ma è una cosa gravissima, lei non può assolutamente non entrare qui, poi ha bestemmiato 1.759.750.000 volte, non può. Cazzo, contano tutte, una per una, ma anche quelle tipo a favore, no, non le ha mai fatte a favore, ok. Quindi accorpare Dio ad animali da cortile, no, non si può, no, non si può fare, ah, ok, perfetto, no, era per sapere, non si può fare, ok, perfetto, non era il caso che tu la spiegassi, cazzo, direi che era abbastanza chiaro, quindi è arrivato un bestemmione qui dalla sì. No, ma per l'amor di Dio, se fra di noi ci mancherebbe, allora. E cioè io a tutte queste cose qua dicevo: e allora il PD? E allora il PD? E a un certo momento questo angelo mi diceva: scusi, ma perché ce l'ha col Partito Democratico? Non è proprio l'acronimo di quello che sto pensando.